tutte queste cose del 23 maggio, ho sbagliato, ci siamo chiesti un appuntamento con gli organi istituzionali tecnici, ce l'hanno dato il 9 giugno dopo le elezioni. Dopo le elezioni era già pronta la delibera, che significa? Che mancava solo la firma. Chiamiamo la Lombardozzi, che è la farmacista dell'ufficio responsabile tecnico, dice che manca, è Pannella che lo deve scrivere, Pannella che lo chiamiamo dice che è la Lombardozzi. Quindi allora rimpallano. Rimpallano i problemi, ma sempre, infatti questo DDL è stato bocciato adesso, il 14 di luglio. Nonostante questo siamo ritornati qui in Consiglio regionale, Zingaretti dice che non sapeva nulla e che ora si stava informando, e noi siamo ancora qui e staremo qui finché non ci danno la delibera ad oltranza. Benissimo, ti ringrazio. Intervento del dottor Vitali. No, tu niente, mi devi riprendere soltanto. Fortunatamente abbiamo avuto la possibilità di incontrare loro ed è un fatto estremamente importante. Sappiamo quanto è importante il servizio farmaceutico, soprattutto in questi casi, e sappiamo quanto sono importanti i delinquenti che gestiscono questa regione, a cominciare da Zingaretti, che se mi vuole denunciare perché gli dico che è un delinquente, sto aspettando proprio che lui me lo dica, perché le prove ci sono e le denunce che gli abbiamo fatto. Non è che lo diciamo tanto per campare camperlaia, ma menare al camperlaia, perché noi siamo in tribunale continuamente. Capito? Anche qualche settimana fa, anzi no, la settimana scorsa, sono stato assolto perché ero stato denunciato per diffamazione e calunnia, e invece assolto perché il fatto non sussiste. Quindi, io interpretiamo solo che qualcuno mi denunci, a fondo. Mi denunci e vi faccia causa, soprattutto per calunnia. Giusto? Ecco, per calunnia. Allora io dico che Zingaretti e questa organizzazione a delinquere, che è la giunta qui del Lazio, è un'associazione a delinquere di fronte alla quale i banditi dei tempi del Papa, no? Quelli che gremivano la regione Lazio dell'epoca, erano Gasparone, sì, tutti questi banditi che poi stavano dalle parti del Circeo, di Terracina, Itri soprattutto, erano obiettivamente dei santuomini. Come hanno fatto vedere anche certi film, no? Certo. Ma soprattutto dei signori. Questi sono invece soltanto dei lazzaroni. Tu adesso devi far vedere un'altra cosa. Non mi hanno fatto entrare. Posso riprendere? No, sì. Non mi hanno facciamo una panoramica. Perché, aspetta un minuto. Piglia i miei pantaloni. Allora, io ho mia nipote che si laurea adesso in farmacia, che ha fatto già il tirocinio, perché quindi c'ha bisogno del posto di lavoro. Aprirebbero tanti posti. Certo, quindi la capisco bene. Abbiamo già una tirocinante in prova qua. Allora, guarda, prendi i pantaloni e fai ammirare i miei polpacci. Sì. Ecco. Non allora, ci hanno fatto entrare perché c'aveva un palmo sopra alle caviglie, allora, cioè manco nel Medioevo avrebbero fatto una posizione del genere. Però lì dentro le ragazze che lavorano in hot pants, no, cioè, magari in hot pants, no, come quelle che fanno la minigonna, la raccolta. Gli ho detto, ma deve entrare in chiesa, che problema è? Allora, no, in chiesa io ci vado, così, perché sono cambiate le cose. In chiesa ora ci vanno a spogliare il liste, vestite da spogliare il liste. Allora, fallo vedere di nuovo, perché questo è l'esempio tipico del moralismo democristiano di questi delinquenti, i quali rubano alla cittadina. No, ma li denunciamo, come no? Noi denunciamo, non hanno fatto accedere a un ufficio pubblico un privato cittadino. Questi vincitori di concorso, di legittimo concorso, e non fanno entrare una persona perché ha i pantaloni a mezzo polpaccio. Allora, no, manco, 10 centimetri sopra la caviglia. Questi sono veri figli di... buona donna. No, cioè di... Vabbè, di Francesco I, i veri figli di Francesco I stanno qui, capito? A me non mi fanno entrare, ma non fanno entrare nemmeno i farmacisti vincitori di concorso. Ok? Con questo abbiamo detto tutto. Bene, questo a dimostrazione che non si finisce mai di reclamare per i propri diritti. L'unica soluzione è spaccargli la testa a tutti quanti. Lo dico subito, io sono pronto.
chiudo? Sì. Quando uno viene eletto,